dottoressa Miller. Mi scusi, il test è negativo, quindi mi serve un campione. Chi ha fatto la testa? Non lo so, stavo dormendo. No, Prude da impazzire. Si è grattata nel sonno. Ha attraversato il cranio, questa è materia cerebrale. Ho bisogno di aiuto! Ho fatto una sutura intradermica per evitare cicatrici. I graffi non hanno causato danni cerebrali, ma quando l'abbiamo svegliata ci ha detto Prude ancora. I recettori del prurito sono nei due strati superiori della pelle, quindi la testa non le prude veramente, lo crede lei? Cioè il problema è mentale. Grazie a Dio ci sei tu a farci da interprete. Scusa, ho mal di testa. La causa può essere psicogena, ha cambiato vita di colpo. Può essere il risultato di uno squilibrio mentale. Fa solo quello che ha voglia di fare, per questo sarebbe pazza? E doveva lasciare la ricerca, se voglio fare qualcosa la faccio. Se trovi un equilibrio non avrai mai un crollo. Grazie per la lezione, piccolo Buddha. Il prurito è iniziato ieri, non 8 mesi fa. Meningite, encefalite. Quelli sono processi diffusi, questo è localizzato. La sclerosi multipla spiegherebbe il prurito e i problemi polmonari. Anche un tumore al cervello. Smettete di tirare a indovinare e fate una risonanza alla testa.